State per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana. Come potete vedere, il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario. Tale faccina, detta anche emoji nel gergo visuale condiviso dalla società dell'immagine, indica ironia, scherzo. Ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico. Non dissacrante, non sarcastico, ironico. Avvertenze. La visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche. Peace and love, guys. Ah, quest'ultima cosa non è ironica, eh? Amiamo la letteratura italiana, è di una bellezza disarmante. Nel pieno del primo conflitto mondiale, nel 1916, viene pubblicato in Italia un libro che poi sarà presto dimenticato. Il titolo era Parla una donna, diario femminile di guerra, pubblicato dall'editore Treves, che all'epoca pubblicava praticamente di tutto, scritto da una signora il cui nome era Matilde Serao. Questo libro raccoglieva una serie di articoli, di considerazioni sulle donne e sulla loro condizione, quindi offriva della guerra e della storia dell'epoca, un taglio, una visione del tutto alternativa rispetto a quanto i giornali riportavano sulle loro prime pagine giorno dopo giorno. L'attenzione per la vita quotidiana, per il colore della vita di tutti i giorni, per i costumi, le intenzioni e le attenzioni delle persone è sempre stata al centro della ricerca e della scrittura di Matilde Serao. Tant'è vero che un critico super famoso, ossia Benedetto Croce, diceva di lei: la Serao che conta e conterà è quella che si ispira alle angosce degli umili, che appassionatamente rievoca aspetti mutevoli e toccanti della vita napoletana, continuamente dimenticando i programmi della narrativa verista. Ed ecco da là. Ti pareva che a un certo punto non appariva? Era il suo momento, no? Il verismo, perché c'è sempre il momento in cui arriva questo verismo, spunta come un bel fungo dopo una nottata di pioggia ed ecco pronta l'etichetta, tutti sistemati lì. Ecco, dove la piazziamo? Matilde Serao? Ticchiamola nel verismo che le sta bene. E no, e invece no, perché se seguite questa rubrica da un po' di tempo e se seguite in generale il mio canale da un po' di tempo, sapete che questa questione delle etichette è un po' strettina, no? Non è che ci si sta proprio comodi dentro l'etichetta. L'etichetta va bene per il cartone del latte, non per le persone. E infatti neanche per Matilde Serao questa etichetta andava proprio bene. Anzi, lei era una figura talmente tanto tracotante, talmente tanto poliedrica, talmente esplosiva, che di etichette ce ne volevano almeno una decina per riuscire a identificarla tutta. Se invece non conoscete questa rubrica e capitate qui per la prima volta, sappiate che io mi chiamo Martina, che qui si parla di libri e letteratura e che in particolare Non era una brava persona si dedica alla riscoperta della storia della letteratura italiana attraverso le biografie un po' alternative degli scrittori e delle scrittrici che l'hanno caratterizzata nel tempo. E nel nostro percorso, che è cominciato un po' di tempo fa con Alessandro Manzoni, siamo arrivati oggi a Matilde Serao. Ne parleremo, scopriremo i suoi aspetti del carattere, alcuni gossip che riguardano la sua vita, ma anche in particolare il motivo per cui è una scrittrice tutt'oggi importante e che va assolutamente rivalutata. Chi è Matilde Serao? Matilde Serao, pensate che da un giornalista piuttosto noto, di cui penso vi ricordiate il nome, lui era Antonio Ghirelli, viene definita con queste parole, che io leggo per non sbagliare, un miracolo artistico ed esistenziale. Beh, capite che bella associazione, no? Era contemporaneamente un miracolo artistico per questi exploit creativi che riusciva a elaborare, ma anche esistenziale, perché effettivamente lei aveva una personalità molto forte, una personalità anche capace di trasmettere tantissimo alle persone che stavano intorno a lei. Ha avuto un'infanzia particolare perché lei non è nata in Italia, non so se lo sapete tutti, ma lei è nata a Patrasso in Grecia nel 1856. Era figlia di madre greco-turca, una nobile caduta in disgrazia che si chiamava Paolina Borli e
padre di origine campana. Il padre era originario della provincia di Caserta e se n'era andato in Grecia perché era antiborbonico e quindi era stato costretto, per salvarsi la pelle, ad andare via dall'Italia. Qui la coppia si incontra e nasce Matilde, unica figlia di questa coppia. E trascorre questa infanzia vivacissima, nella quale matura anche una certa consapevolezza di se stessa, cioè Matilde Serao sapeva benissimo chi era e dove voleva arrivare. Fin da bambina, era una che dichiara non amava giocare con le bambole perché per sua indole era una di quelle persone che preferiscono le trottole, perché sono più dinamiche, perché esprimono una vivacità che la contraddistingue pienamente. Era rotondetta, lei stessa si definisce grassottella, e nel corso poi della vita maturerà anche una serie di atteggiamenti per cui era particolarmente nota. Aveva una risata fragorosa, pare invece che sul lavoro fosse molto precisa, molto pignola, e poi indossava questi cappellini che io vi giuro avevo voluto mettere per renderle anche omaggio, però non ne ho trovati. Ho cercato un pochino nella nostra dispensa, sapete, noi abbiamo, la chiamiamo la dispensa teatrale, dove abbiamo un po' di costumi teatrali, però proprio dei suoi cappellini non ho trovato niente, ma mi attrezzerò, perché in effetti avere un cappellino di quelli, cioè, ti cambia proprio la vita. E amava tantissimo presentarsi in pubblico su una carrozza trainata da un cavallo bianco. A Napoli la conoscevano tutti perché faceva questa entrata così alla Walt Disney, bellissima. Bene, Matilde Serao non ha mai amato studiare. Se seguite questa rubrica, ormai avrete capito che è una costante che caratterizza moltissimi scrittori. Ecco, nella mente degli studenti c'è sempre questa convinzione per cui si crede che gli scrittori, le scrittrici siano stati sempre lì sulle sudate carte a passare anni e anni e anni della loro vita a studiare, a fare traduzioni. No, non è che fossero tutti come Giacomino Leopardi, no, c'era anzi parecchia gente che di studiare non ne voleva sapere proprio. Vi ricordate, no, Capuana, Verga, ecco, anche Matilde Serao, lei non amava studiare, non amava le lettere, e pensate che imparò a leggere da grandicella quando dovette assistere la madre per un periodo di tempo. La madre si era ammalata, aveva un disturbo piuttosto serio alle corde vocali, e lei stava praticamente in compagnia della madre, le faceva compagnia, stava al suo capezzale, e nel frattempo scoprì i sillabari. Così si appassionò alle lettere, ma non quella grammatica stantia da abbecedario, noiosetta, diciamocelo pure, ma quella che poteva essere invece generativa, creativa. Infatti capisce che scrivere e conoscere i segreti delle persone è proprio quello che vuole fare nella vita. Che cosa succede? Che quando comincia a capire che questo è quello che vuole fare nella vita, ci si tuffa anima e corpo, perché una volta che scopre la sua vocazione non può più scappare. E allora, dopo aver imparato a leggere da grandicella, decide di recuperare il tempo perduto. E quindi che fa? Si legge l'opera Omnia di William Shakespeare. Avete capito? Non Le avventure di Peppa Pig. William Shakespeare, tutto. A questo punto è abbastanza consapevole di quelle che sono le sue potenzialità e la sua vocazione, e per questo motivo comincia a lavorare al telegrafo di Stato. E voi direte, ma che cosa c'entra la scrittura col telegrafo di Stato? C'entra, perché al telegrafo di Stato lei ha l'opportunità di captare una serie di informazioni, di notizie. Che cosa facevano le persone? Contattavano il telegrafo e trasmettevano ciò che volevano che venisse poi inoltrato, appunto, dal telegrafo. Quindi lei, in maniera non soltanto corretta, ma direi anche lecita, nonché remunerata, si faceva un pochino i fatti di tutti e si interessava tantissimo dei fatti di tutti e del modo di parlare delle persone. Addirittura talvolta modificava quei testi che venivano dettati in maniera asettica, comunicativa, così come è noto, no? Si dice tutt'oggi la comunicazione telegrafica, quando rispondi sì, no, boh, forse. Lei la modificava, la alterava in modo tale da renderla più interessante, più stuzzicante per chi doveva riceverla. Quindi ben presto lascia anche i telegrafi di Stato, perché a quel punto è evidente che la sua vocazione è il giornalismo, ed è così che comincia a collaborare con delle testate. Consideriamo che prima di tutto Matilde Serao, prima ancora di essere una scrittrice, è fondamentalmente una giornalista, ma non una giornalista così, è stata una delle più grandi giornaliste dell'epoca, se non forse addirittura la più grande,
collaborò con un centinaio di testate e fra l'altro ebbe anche l'intelligenza e l'arguzia di creare alcune novità giornalistiche che prima di allora non esistevano. Per esempio la posta. Sapete che non tutti i giornali facevano questa cosa, di permettere al lettore di inviare delle lettere per poter parlare direttamente con i redattori o avere uno spazietto nel quale poter esprimere una propria considerazione, un'idea sul mondo, quello che sia. Ecco, lei inventò questa posta per cui si dava l'opportunità appunto ai lettori di intervenire. E questa è stata una grande apertura alla comunicazione e allo scambio, no? Alla condivisione, ma anche all'intervento diretto dei lettori. Insomma, è stata antesignana di tantissime cose, perché oggi lo fanno praticamente tutti i giornali, dai grandi quotidiani ai giornali, diciamo, le riviste meno prestigiose, ma comunque uno spazio per la posta. Poi c'è la posta del cuore, la posta gialla, la posta arcobaleno, ci sono tutte, però in ogni caso questo spazio, ecco, lo ha proprio creato lei, quindi era molto molto avanti in questo senso. I suoi primissimi articoli li pubblica con uno pseudonimo. Si faceva chiamare Tuffolina, non commentiamo, a lei piaceva e quindi va bene pure a noi. I giornali con cui comincia a pubblicare sono piuttosto celebri, sono il Giornale di Napoli, poi il rinomatissimo Fanfulla di Angelo Sommaruga e infine nel 1881 pubblica un romanzo che si chiama Cuore infermo. Questo romanzo ottiene un discreto successo, tant'è vero che parte per Roma, alla Volta di Roma, dove viene assunta a lavorare nella redazione del Capitan Fracassa, dove resterà per diverso tempo, anche se dovete considerare che i colleghi furono alquanto sorpresi, perché non era così comune che una donna si presentasse nelle redazioni dei giornali, né tantomeno che diventasse così famosa, così nota. Era una figura, fra l'altro, molto competente, era capace di scrivere qualsiasi cosa e le venivano affidati articoli di diversa natura, di ragioni diverse, e poi aveva questo carattere così, era così un po' chiacchierona, sicuramente socievole, socievolissima, aveva la capacità di farsi tanti amici. E questa è una dote importante, molto importante, che a chi vuol lavorare in questi ambiti serve tanto, come quando oggi si dice: se vuoi fare lo scrittore non puoi stare chiuso nel tuo studietto personale, scrivere le tue cose, ma sì, lo puoi fare, per carità, però se ambisci a pubblicare qualcosa forse devi cambiare un pochino strategia, forse devi trovare anche uno spazio di comunicazione con gli altri. I social sono una grandissima risorsa, insomma dipende da che tipo di attività vuoi fare, poi se vuoi scrivere per il tuo piacere personale ben venga, ma lei non aveva intenzione di scrivere per il proprio autocompiacimento e basta, no? Per leggere le sue cose alle cene con i parenti, no, lei aveva un intento anche di divulgazione, un intento anche sociale, ed è il motivo per cui comincia a frequentare tanti salotti e si fa anche tante care amiche, fra cui Eleonora Duse, che era una delle sue più care frequentazioni. Sicuramente in questo l'amicizia con il signor Rapagnetta in D'Annunzio le ha aperto, anzi le ha spalancato tantissime porte, però poi lei aveva il carattere sufficiente per riuscire a intrallazzare di qua e di là e mantenere questi rapporti che poi le servivano anche a livello professionale. E qui io mi fermerei un momento nel percorso biografico di Matilde Serao per soffermarci su una questione non di secondaria importanza, cioè l'aspetto di Matilde Serao. Voi avete mai visto Matilde Serao? Insomma, è un'immagine piuttosto comune. Io vi dico, la prima volta che l'ho vista avevo 16, 17, 18 anni, non mi ricordo di preciso, comunque mi sono imbattuta in una fotografia di Matilde Serao in un trafiletto a lei dedicato nel mio libro di letteratura italiana. Sì, c'era, era un trafiletto praticamente, ma non so, nemmeno 8 centimetri, comunque c'era. E c'era sta fotografia. E la prima cosa che mi ha colpito, non ho nemmeno letto il nome dell'autrice, però mi ha colpito perché ho guardato sta foto e ho detto: e che ci fa mia nonna sul libro di letteratura? Sì, perché mia nonna, che è sempre quella lì, quella del corredo di cui vi ho parlato nel video di Giovanni Verga, e se ve lo siete persi e lo trovate nella playlist, non era una brava persona. Ecco, mia nonna aveva una somiglianza netta con Matilde Serao, cioè c'erano tanti aspetti, magari una Matilde Serao un pochino più giovane, che non poi quella degli ultimi anni, comunque io ho notato immediatamente una somiglianza. E questo perché? Perché lei aveva un aspetto che, possiamo dirlo senza nessun problema, non andava del tutto d'accordo con i canoni di bellezza
tradizionali, ideali. Ecco, il canone di bellezza era l'amica sua, Eleonora Duse, che rappresentava un po' la musa anche a livello estetico. Lei no, lei aveva un aspetto che per diversi motivi non era identificabile come la bellezza canonica. E a questo punto io mi volevo soffermare qua perché la reputo una cosa importante questa, cioè il fatto che lei avesse un aspetto non da bellezza tradizionale, che forse, anzi, per questo motivo, senza forse, veniva presa di mira da tante persone e da tanti avversari, anche professionali, no? Veniva colpita proprio perché non aveva un bel aspetto. Questo deve essere un motivo di riflessione, perché in realtà lei ha fatto le scarpe a tutti. E quindi io ho sempre l'occhio un pochino rivolto ai più giovani, perché io ci lavoro con i ragazzi, e in particolare i preadolescenti e le preadolescenti, sia maschi che femmine indistintamente, non vanno molto d'accordo con il loro aspetto fisico. Poi c'è chi si piace, e quindi va bene, però molto spesso questi cambiamenti che sconvolgono il corpo non vengono presi tanto bene, e soprattutto tanti ragazzi e tante ragazze non amano molto il proprio modo di presentarsi al mondo con il corpo che si ritrovano, e ci stanno tanto male. È un motivo di grande disagio ed è una cosa che li fa stare veramente veramente a pezzi talvolta. Io mi ricordo qualche anno fa avevo un'alunna che detestava le sue mani. Io ho detto: ma perché, che cosa hanno le tue mani che non vanno? Cioè non riesci a prendere la penna in mano, riesci a mangiare con le mani, non puoi giocare a pallavolo, cioè che problema hanno le tue mani? No, diceva lei, no, io ho le dita troppo attaccate, cioè questa parte qui delle dita non è abbastanza profonda, è troppo attaccata. E ora mi è scappato un sorrisetto, però lì per lì c'è anche da capire che per lei quello era un problema, ed era un problema che la faceva star male, ma non perché le sue mani avessero qualcosa che non andava bene, le sue mani andavano benissimo, però si era fissata mentalmente che le sue mani dovessero essere diverse. C'era un'idea di perfezione un po' iperuranica a cui le sue mani si dovessero identificare. E questa cosa non è buona, non è buona perché non la faceva star bene. Perciò, approfittando un po' di questo modello di Matilde Serao, che probabilmente non aveva proprio una bellezza da ninfa greca, però aveva una testa che funzionava per mille ed è riuscita a realizzare nella vita più di 100.000 modelle strepitosamente belle, ecco, questo può essere un motivo per rifletterci un attimo, no? E capire che magari non si possiede esattamente quella perfezione a cui si ambisce, e che arriva sempre da fuori, non è mai interna, arriva sempre da qualche modello che ci stanno schiaffando addosso. Però facendo leva e facendo forza sui propri pregi e sui propri punti forti, no? Sulla propria abilità, si può andare molto lontano. Quindi è molto meglio investire su ciò che si sa fare. Io sono sempre sicura, ne sono certa, non ho nessun dubbio, che ogni essere umano ha delle cose che sa fare, delle cose per le quali è portato, delle cose che gli possono consentire di raggiungere grandissimi risultati. Quindi, giovanissimi e giovanissime, puntate su quelli, guardate quanto di bello c'è in voi, perché potete fare tantissimo, ognuno secondo quello che ha e secondo quello che può migliorare lavorando, sicuramente. Quindi forza con quello che avete. Ma torniamo adesso alla nostra Matilde, perché sennò ci perdiamo, qui comincio a divagare, non va più bene. Perciò dicevamo che, anche se non corrisponde esattamente all'ideale femminile, era comunque apprezzata, era definita charmante, che significa interessante, comunque questa era l'intenzione, anche se le sue opere non sempre erano apprezzate. Allora a un certo punto pubblica un romanzo che si chiama Fantasia. Questo romanzo ad alcuni piace, da qualcun altro è stroncato. In particolar modo riceve una critica distruttiva, cioè proprio una critica che la disintegra, che compare proprio per il Capitan Fracassa sul giornale nel quale lavorava pure lei, e viene firmata da tale Edoardo Scarfoglio. Questo Edoardo Scarfoglio, dovete sapere che era un giornalista, era una testa calda, un tipo un po' focoso, un po' così, no, di petto, che prendeva le cose di petto, e scrive un commento piuttosto duro nei confronti di questo romanzo di Matilde Serao, bello duro, che vi leggo, ve lo leggo. Dice: è una materia inorganica, come una minestra fatta di tutti gli avanzi di un banchetto copioso, nella quale certi pigmenti troppo forti tentano invano di insaporire la scintillaggine dell'insieme.
Cioè, insomma, l'ha massacrata, praticamente l'ha massacrata. Però vedete, chi disprezza compra tante volte. E nonostante la critica e nonostante l'avversità, qualche anno dopo Edoardo e Matilde si sposano. Eh sì, l'aveva criticata, però poi evidentemente qualcosa gli è piaciuto, al di là dell'aspetto fisico e di tutto il resto, qualcosa gli sarà andato giù. Ed erano anche una coppia che per certi aspetti funzionava bene, soprattutto nella prima parte della loro vita. Ora vedremo che un po' di gossip c'è. Si sposano con una cerimonia della quale danno notizia agli amici con un biglietto alquanto ironico, che rappresenta molto bene lo spirito della coppia. E il biglietto recita letteralmente: avvisiamo gli amici che ci siamo sposati oggi, con due firme e la data. Vabbè, facile, no? In questo modo ci si risparmia lista nozze, scervellamento per il posizionamento di tutti i familiari, il parentado, no? Nei posti al ristorante, che ogni volta è una tragedia greca. Insomma, dopo essersi sposati, vanno avanti per la loro strada, che è una strada sia familiare che professionale. E adesso ci arrivo, però piccola parentesi, una parentesi importante: arriva il 1884, data significativa perché nel 1884 e giù di lì a Napoli si diffonde un'epidemia di colera. Un'epidemia di colera che comporta numerosi problemi, tant'è vero che De Pretis dichiara che Napoli deve essere sventrata per poter risanare la città. È necessario sventrarla, utilizza questo termine. Lui si riferisce alla condizione anche molto complicata dal punto di vista igienico-sanitario di certi quartieri, e quindi va a puntare il dito contro quella situazione lì. Matilde Serao se la prende piuttosto a male e decide di scrivere una serie di articoli molto reattivi contro questa affermazione di De Pretis, nei quali va a delineare la storia del costume napoletano di quel momento, di quell'epoca, e anche una serie di cose che sono la testimonianza del folklore, della vita del napoletano, dell'area del napoletano, che poi, raccolti insieme in un volume, insomma, sono diventati il suo capolavoro. E vi sto parlando di un libro intitolato Il ventre di Napoli, che è davvero un capolavoro, leggetevelo. Io l'ho letto quest'estate, ne avevo letto qualche brano sparso, qualche articolo sparso, perché comunque nasceva così, in maniera inorganica, perciò si può leggere anche in pezzi sparsi, però se lo leggete tutto insieme è tutta un'altra cosa, perché davvero vi offre uno spaccato della Napoli di quell'epoca, che per certi versi è disarmante, perché ti accorgi che sì, qualcosa è stato fatto, ma è passato tanto tempo, ci sono tante altre cose che non è che siano cambiate poi più di tanto, e allora dici, ma insomma, cioè, si poteva pure agire, no? Fare una politica sociale diversa, vabbè, non entriamo nel merito, però ci sono alcuni elementi che da un punto di vista squisitamente narrativo sono esaltanti, per esempio la descrizione delle superstizioni popolari, la descrizione del gioco del lotto, la descrizione anche dell'alimentazione, c'è tutta questa parte dedicata alla gastronomia tipica partenopea, bellissima. E poi c'è questo pezzettino in cui lei si riferisce all'esportazione della pizza, perché sappiamo tutti che la pizza è un prodotto tipico del napoletano. Lei racconta questo episodio in cui ci fu un tentativo di esportare la pizza a Roma e venne aperto questo posticino a Roma dove veniva servita la pizza. Dopo poco tempo questo posto chiuse perché i romani non apprezzavano questo alimento, e allora Matilde Serao decretò, ecco, emise questa sentenza dicendo che la pizza era un tipo di alimento così particolare che soltanto i napoletani potevano apprezzarlo. Ecco, profezia completamente smentita, direi, visto che nel mondo siamo riconosciuti principalmente per la pizza, quindi direi che su questa proprio ha toppato. Ma torniamo alla vita familiare di Matilde Serao e di Edoardo Scarfoglio. Si sono sposati e lei nell'arco di poco tempo ha sfornato una decina di romanzi e 4 figli, tutti maschi. Si dedica alla cura dei figli, alla cura della casa, ai giornali, alla scrittura. Smettetela di dire che sono io quella che fa 2500 cose. Quindi la vita di Matilde e Edoardo continua, anche se con una serie di alti e bassi, perché l'amore non è bello se non è litigarello, dicevamo, ma a volte può diventare anche tragico, particolarmente tragico.
Si dedica alla professione fondando un giornale che si chiama Il Mattino, giornale che diventerà famoso. Prima aveva lavorato al Corriere di Roma e il Corriere di Napoli, poi insieme a Edoardo fonda appunto questo giornale che si chiama Il Mattino. Fra l'altro, subito dopo la fondazione del giornale, lei parte come inviata per un viaggio in Palestina. Non so se sapete questa cosa, però lei fece questo viaggio come reporter, potremmo dire oggi, a visitare i luoghi santi, la Terra Santa. Fece un viaggio fra l'altro difficile, difficilissimo, perché arrivarci all'epoca non era facile, e poi considerate una donna, partì praticamente in autonomia, non conoscendo la lingua, insomma una situazione particolarmente complessa. E quando ritornò da questo viaggio in Palestina, disse che lei era partita credente, era ritornata che credeva molto di più. Poi parafrasando anche un pochino male, se vi interessa il resoconto di questo viaggio che ha fatto, lo trovate in una raccolta che si intitola Nel paese di Gesù. Ma ritorniamo alla famiglia di Matilde Serau. Li avevamo lasciati sposati con 4 figli, nel frattempo dedicati tantissimo alla professione, a questa attività giornalistica che li tiene vicini, li tiene uniti. Ad un certo punto però sulla famiglia Scarfoglio Serao si abbatte un terremoto, perché Edoardo Scarfoglio non era quello che si suol dire un marito fedele, anzi continuava a condurre una vita dissipata, un po' libertina, aveva frequentazioni, conoscenze, amiche, più che amiche. Ad un certo punto intreccia una relazione che forse è più ancora di una relazione extraconiugale da amanti che si incontrano ogni tanto. Lui comincia appunto questa relazione con una donna, una ballerina del Café Chantant, ballerina e cantante quindi, che si chiamava Gabrielle Bessard, dalla quale ebbe una figlia. Ora, Gabrielle probabilmente non aveva capito le intenzioni di Edoardo, o credeva che questa loro relazione potesse tramutarsi in qualcosa di diverso, o c'era la figlia di mezzo, ora non lo sappiamo questo. Fatto sta che questa situazione divenne molto nota perché ebbe un esito tragico. Era il 29 agosto del 1894 quando alla porta di casa degli Scarfoglio Serao si presenta Gabrielle Bessard. Consegna la bambina alla domestica e lascia alla domestica anche un biglietto. Il biglietto diceva queste parole: "Perdonami se vengo a uccidermi sulla tua porta come un cane fedele. Ti amo sempre." A quel punto si spara un colpo di pistola. Poi la ricoverano, insomma, pochi giorni dopo muore. E guardate che cosa succede, che cosa fa Matilde. La bambina lei praticamente gliela lasciata fra le braccia, la bimba si chiamava, guarda caso, Paola. Matilde decide di tenerla in casa con sé e di crescerla come se fosse figlia sua. Cioè, questa Paola era la figlia del marito e dell'amante, senza verbo proferire, o forse verbo pronunciando, forse anche sonoramente, ma comunque con una mentalità di un'apertura incredibile. Matilde Serao prende questa bambina e la cresce come se fosse figlia sua, anzi la chiama Paolina. Perché vi ho detto si chiamava Paola la bambina, guarda caso? Perché la madre di Matilde si chiamava Paola, anche un figlio di Matilde si chiamava Paolo, quindi la chiama Paolina. Voi pensate che Paolina, quindi la figlia di Edoardo e di Gabrielle, sarebbe cresciuta in casa Scarfoglio Serao convinta di essere la figlia di Matilde, e avrebbe scoperto la reale storia della sua vita, la reale origine e tutto il resto soltanto qualche giorno prima di sposarsi. Questo ce lo racconta una discendente, una nipote, in un documentario molto bello su Matilde Serao che vi lascio qui sotto in descrizione se avete voglia di approfondire la questione. Oltre questo caso ne scoppia un altro pochi anni dopo, nel 1901 scoppia il caso Saredo, cosiddetto caso Saredo. Nel corso di un'inchiesta anche Matilde finisce per essere accusata di corruzione e di aver ricevuto dei soldi in cambio di una raccomandazione. In questo caso verrà difesa proprio da Scarfoglio, da Edoardo, che sulle pagine del Mattino scrive queste parole: "Crede il Saredo sul serio che Matilde Serao si sia fatta pagare 200 lire da una guardia municipale per una raccomandazione ad un assessore? No, egli sa che le sarebbe bastato un articolo al Figaro per risparmiarsi questo avvilimento. E crede che abbia venduto a un suonatore di clarinetto per 2000 lire un impegno problematico? No, egli sa che 10 giornali di quelli con più acre ingenerosità gli hanno fatto coro gliene offrono di più per un piccolo romanzo, opera di poche notti.
Egli dunque ha operato in piena e assoluta malafede e non ha tratto in questo tranello la moglie, se non perché sapeva che non bastava ferire il marito per uccidere il giornale. Insomma, si riportano una serie di scaricabarile, no? È colpa tua, non è colpa tua, allora attacco lei perché così viene incastrato tu. Ciò nonostante, anche se Scarfoglio si schiera dalla parte della moglie, ormai il matrimonio è già fortemente compromesso da diversi anni, viste le cose che ci siamo detti, e quindi Scarfoglio e Matilde finiscono per separarsi. E Matilde vive alcuni anni difficili che sono appaganti sul lavoro, ma sicuramente lo sono meno dal punto di vista personale. Poi nel 1903 possiamo dire che risorge un'altra volta, come la Fenice dalle ceneri, quando incontra Giuseppe Natale, con il quale fonda un nuovo giornale che si chiama Il Giorno. Nel 1917 Edoardo Scarfoglio muore e Matilde può sposare Giuseppe Natale, con il quale nel contempo aveva instaurato non soltanto una collaborazione di tipo professionale, ma anche di tipo personale. Si sposano, hanno una figlia che lei chiamerà Eleonora, come l'amica Eleonora Duse, ma anche questo matrimonio va male e va male oltre ogni aspettativa. Matilde sposa Giuseppe pensando probabilmente che lei sarebbe morta molto prima di lui perché lei è più grande di Giuseppe. Invece Giuseppe Natale inaspettatamente muore dopo poco tempo e lei si ritrova vedova. E fra l'altro, diciamo stordita, colpita da questa perdita che non era nelle sue. Forse non era nemmeno nelle idee, non era non dico che si prevedano, no, le cose, però forse era proprio fuori da qualsiasi tipo di itinerario mentale lei avesse costruito, e si ritrova da sola negli anni che poi seguono alla fine della Prima Guerra Mondiale, l'instaurazione del fascismo, con il quale lei avrà sempre pessimi rapporti. Lei conoscerà Mussolini, avrà l'occasione anche di incontrarlo. Lui le chiederà: ma Matilde, ma signora Serao, ma perché lei è anti-mussoliniana, me lo spiega? E lei dirà: no, io non sono anti-mussoliniana, io sono antifascista, è diverso. E con il fascismo non avrà mai appunto un rapporto positivo, assolutamente no. Pensate che l'ultimo romanzo che ha scritto si chiama Mors Tua, che è proprio un inno contro la guerra. Ma forse questo rapporto di negazione, di rifiuto del fascismo sarà anche uno dei motivi per cui non vincerà il premio Nobel. Lei viene candidata più di una volta per il premio Nobel, ma alla fine, come sappiamo, nel 1926, che poi in realtà è il 27, viene assegnato a Grazia Deledda e non a Matilde Serao. Negli ultimi anni della sua vita continua a dedicarsi alla scrittura, si interessa di cinema anche se a volte lo prende un po' di mira, si interessa anche alla questione femminile, sebbene non possiamo proprio dire che lei sia stata una femminista, ecco, anche questa un'altra etichetta che forse a Matilde Serao non sarebbe piaciuta, però alla questione femminista si interessò moltissimo e in particolar modo dedicò diversi articoli, la questione femminile, ecco, femminile, dedicò diversi articoli alla questione, alla storia delle maestrine, sulla quale mi soffermo un attimo perché non so se è nota a tutti, ma sul finire dell'Ottocento ci fu, primi poi Novecento, ci fu un caso famoso che riguardava la questione delle maestre. Sapete che qualche anno fa il famoso algoritmo ha spedito gli insegnanti italiani dappertutto, cioè l'insegnante, non so, di Aosta si è ritrovato a Val Guarnera Caro Pepe, l'insegnante di Agrigento si è ritrovato a Rimini. Invece all'epoca succedeva che queste maestre venivano mandate un pochino dappertutto e le scuole erano gestite a livello comunale, perché c'era in vigore la legge Coppino del 1877, quindi il sistema scolastico era un po' diverso. E allora accadde un fatto eclatante, un fatto famoso, terribile, terrificante, che coinvolse una donna, un'insegnante giovane, che si chiamava Italia, fra l'altro, Italia Donati. Questa donna era andata a fare la maestra in un paese lontano da casa sua e comincia a ricevere le avance da parte del sindaco del paese, che era anche il gestore di questa scuola. Lei rifiuta, però in giro cominciano a nascere delle voci sul suo conto, insomma viene diffamata, viene accusata di essere una poco di buono e di aver fatto la bocca di rosa del paese, tanto che, colpita da questa diffamazione, addirittura è costretta ad andarsene, accetta un incarico da un'altra parte. Ma la fama negativa la precede e, arrivata in quest'altro paese, viene di nuovo calunniata, accusata di essere una pessima donna, una svergognata, un pessimo punto di riferimento per i bambini, viene accusata di aver avuto delle relazioni illecite e di essere rimasta addirittura incinta.
Non potendo più sopportare questa situazione, Italia Donati si suicida gettandosi in acqua. Fra l'altro, avrebbe legato con delle spille da balia la sottogonna, in modo tale che, cadendo in acqua, le sue gambe non sarebbero rimaste esposte all'occhio maligno, io direi, no? Degli uomini, e non solo, delle donne, della gente. E poi l'autopsia avrebbe, fra l'altro, dimostrato che era morta vergine, quindi proprio calunnia a tutti gli effetti. Matilde Serao si prese molto a cuore questa storia e dedicò alla questione non solo Italia Donati, ma anche delle maestre del tutto non tutelate in giro per l'Italia, diversi articoli sul suo giornale, quindi molto attenta e molto impegnata nel sociale. Come muore Matilde Serao? Io penso sempre ai miei alunni che stanno lì a chiedermi come muore, qual è la sua fine. Guardate, io non so, no, non è che possiamo decidere qual è la fine, quale sarà la nostra morte. Poi ognuno magari a un certo punto della vita comincia a fantasticare, a immaginare come possa essere. Però obiettivamente ci sono dei finali più tragici e degli altri che sono in un certo senso quasi più confortevoli. E credo che una delle cose che potrebbero confortarci più come esseri umani sia l'idea di morire facendo ciò che più ci piace e in maniera rapida, che è un po' quello che è successo a Matilde Serao, che muore nel 1927 mentre sta scrivendo. Era già, diciamo, era già un po' fiacca, un po' malata da tempo, però muore per un infarto mentre sta scrivendo, quindi mentre si sta dedicando a quell'attività che ha sempre contraddistinto e caratterizzato la sua vita. Quindi tutto sommato possiamo dire forse che da un certo punto di vista un finale tragico non c'è stato. C'è stato un finale come quello della vita di tutte le persone, però un finale che ha concluso un percorso di vita dedicato, consacrato a quella che lei fin da bambina ha identificato come la grande vocazione della sua vita. Io devo scrivere, diceva, io devo fare questo, è per questo che sono nata. E noi ringraziamo quello che lei ha scritto, quello che lei ha dato. Io vi invito sempre in qualche modo a recuperare anche la sua opera, non soltanto la sua biografia, in particolare Il ventre di Napoli, andatelo a leggere perché è qualcosa di spettacolare e che merita assolutamente ancora oggi di essere letto e letto sempre di più. Io vi ringrazio per essere stati qui con me con questo nuovo appuntamento di Non era una brava persona. Noi ci vediamo prossimamente sul canale con un altro video e ancora quanto prima con un altro video dedicato alle biografie degli scrittori e delle scrittrici d'Italia. Io vi saluto, vi auguro buon pomeriggio. Ciao!